ignorante della materia pensa al cinema, danza uguale musical. Dice, nel libro il musical c'è ovviamente, ma è una parte non fondamentale, cioè non costituisce l'ossatura del libro. No. No, anche perché il musical ovviamente è cinema e danza, sicuramente, ed è la cosa più studiata, cioè tutte le ricerche che ho trovato sul cinema e danza ovviamente partono dal musical, che sia il musical recente, che sia Bollywood, che sia il musical egiziano, per dire, o che sia il musical classico, per la tradizione Ginger Rogers e Fred Astaire, è chiaro che lì la danza è presente proprio in ogni frammento del film, e quindi è chiaro che quello è. Però è più interessante andare a vedere anche altre situazioni, per esempio il cartone animato. Nel cartone animato si balla tantissimo, si balla perché i personaggi si muovono sulla musica come fossero una danza, e il fatto che si possano muovere con tempi non realistici, non da umani, ma più lenti, più veloci, di colpo, allungandosi, accorciandosi, rende questa una danza. Quindi per esempio il cartone animato è un'altra caratteristica, cioè è un'altra possibilità che il cinema ha. I film dell'avanguardia, abbiamo citato prima, i film dell'avanguardia sono tutti molto danzati, ma addirittura il cinema, prima che nascesse il cinema, era già danzato, perché se noi pensiamo ai soggetti che sceglievano le lanterne magiche, piuttosto che ai soggetti che sceglievano tutte le varie apparecchiature, il fenachistiscopio, tutte queste apparecchiature che cercavano di riprodurre il movimento, chiaramente andavano a prendere soggetti già in movimento, e quindi l'acrobata, il ballerino, tutte figure che avessero già in sé la danza. E quindi il cinema e la danza hanno camminato, diciamo, parallelamente da sempre, e continueranno a farlo, perché la danza ha un sacco di valenze che sono interessanti per il cinema. Per esempio di solito la danza viene un po' utilizzata per dare attenzione al corpo. Allora, il cinema tendenzialmente è cinema di parola, si parla molto, ci sono i dialoghi strutturati, sceneggiati, fatti. Quando si utilizza la danza invece c'è una sospensione della parola, cioè diciamo una sospensione della razionalità, semplifico un po'. E quindi se noi vediamo Ginger Rogers e Fred Astaire che litigano, perché c'è il solito battibecco, e poi li vediamo danzare, noi capiamo già che si innamoreranno, perché in quel momento lì in cui ballano non ci sono più filtri razionali, c'è solo il corpo che si muove, si esprime, il corpo non mente, la mente invece, come sappiamo, mente, e quindi noi già sappiamo che si innamoreranno. Poi magari continua il battibecco, però nel momento della danza noi vediamo oltre, riusciamo a capire qualcosa in più che neanche il personaggio sa ancora, in qualche modo, no? E quindi questa è un'altra funzione interessante della danza. Alle volte ha una funzione molto estetica, è molto bella da vedere, quindi utilizziamola, cioè non è che tutto abbia un significato così profondo, alcune cose sono proprio più un diletto, un divertimento del regista, un attimo di bellezza. Sto pensando prima abbiamo citato il Gattopardo, quel ballo di una bellezza incredibile, perché sono belli loro, perché è bella la sala, perché è bella la situazione, è bello tutto. È anche vero che ha in sé questa decadenza della situazione Gattopardo, insomma un mondo che sta finendo, un ballo che finisce, diventa una metafora, insomma. In altri film ha proprio ancora altre funzioni, cioè sempre, non so, ad esempio nel western uno non pensa che ci sia tanta danza. Io, che non amo molto, in quanto signorina non amo molto il western, ho cominciato a guardare se c'era qualcosa, e ce n'è tantissima di danza. Quindi la danza ha un'altra funzione ancora, la danza della comunità, la coesione della comunità, il momento sociale proprio di condivisione avviene passando per la danza, che è un momento di convivialità, di stare insieme, di condividere gli stessi valori. Valori condivisibili anche dal pubblico femminile, insomma la cavalleria è una cosa, la danza è un'altra. Però nella cavalleria la danza ha il suo spazio. Sono balli codificati, sono balli, però ci sta. Come sta in altri film, sempre sul genere western, se vogliamo, ma di tutt'altro genere, stavo pensando a Balla coi lupi, dove la danza è di nuovo una danza di appartenenza a una comunità, in questo caso stiamo parlando di indiani, e poco per volta il nostro personaggio si avvicina a quella realtà, a quella comunità, anche attraverso la danza, che è un modo di comunicare in fondo, no?